Signore e signori, benvenuti di nuovo su una nuova fantastica puntata di The Crew Wildrun. Siamo tornati qui dopo millenni, dopo circa 500.000 anni. Dato che sta per uscire il nuovo DLC che è The Culling of Units, una roba del genere, a novembre, io ricomincerei a fare adesso un po' di test drive, classici test drive, quindi macchina base, top speed, macchina extreme, tuning, quello che sarà, top speed, e poi garetta contro altri concorrenti sperando in un miracolo divino. Detto ciò, ora con una connessione come la mia ci metteremo tipo 20-25 minuti solo per entrare nella schermata principale. Spero che questo ritorno di The Crew Wildrun, quindi con i test drive The Crew, vi piaccia, dato che me l'avete chiesto in molti. Spero quindi che ci sia un riscontro positivo. Però quel porco impestato, adesso aspettiamo tipo 25.000 ore prima di riuscire a fare una micro partita. Beh, non so quanti episodi riuscirò a registrare, anche perché ho Until Dawn, ho Underground 2, Metro Last Light l'ho finito, quindi mi sto concentrando su Underground 2 e Until Dawn. Vorrei finire almeno Underground 2, implementerò appunto anche questa per fare i test drive di The Crew prima che arrivi All Units. Poi a breve, dopo questo video, farò un bellissimo vlog in cui vi chiederò di scegliere una nuova serie che rimpiazzerà appunto le altre due, una delle due a vostra scelta, e speriamo in un miracolo divino. Ripeto, ho anche la PlayStation 4, quindi qualche giochino per PlayStation 4 potrei anche partarla, tipo appunto Until Dawn, ma per il resto stiamo ancora aspettando quel porco che vada. Ci vediamo forse più tardi. Ce l'abbiamo fatta, cioè sono passati 3 secondi. Ok, adesso qua abbiamo il Duke. Ok, sì, ce l'abbiamo. Allora, signori, macchine, garage itinerante, andiamo sul base. Io direi di fare una cosa all'italiana, quindi di provare in diretta la nostra bellissima 500 Abarth. Attenzione, Abarth 500 stock. Molto molto simile. Ora mi devo solo ricordare come si fa a cambiare la visuale. Ho fatto una cazzata stratosferica, vero? Sì, ora mi devo solo ricordare come si fa a cambiare la... Ah, così. Ok, e questo è il cruscotto della 500 Abarth. Ok, direi di farlo. Allora, tac! Noi di solito lo andavamo a provare in questa zona qui. In questa zona qui, però dalla città partivamo esattamente da qui. Ora dovrei farmi decidermi a fare a farmi una connessione più cristiana. 3-2-1, pronti? Allora, tecnicamente Fiat la dà per i 205 all'ora. Noi saremo qua a aspettare questo minuto. 3-2-1, via! Prima. Seconda abbastanza lunga, nulla di importante. 90. Attenzione. 100. 120. Attenzione. Attenzione, 140. 150. Ci siamo. 160. Molto lenta in questo caso. Molto lenta. Cioè, nella realtà sarà un po' più veloce, a dire il vero, però ci accontenteremo. 1 di picco. Turbo. 180, 190. Attenzione. Attenzione, 200 quasi. 200. Sono a 500 in Abarth. 201. 202. 204. Ci siamo. Fiat raggiunta. 205. 206. Non molla un cazzo, non molla la 500 Abarth. 206. Preciso i dati spaccati dalla nostra amica Fiat. Detto ciò, garage itinerante, io direi di fare il kit. Io oggi farei il video sul kit tuning, che dite? Allora, adesso dobbiamo solo trovarla, perché avendo un paio di miliardi di macchine con cui fare il test drive, come vedete ho l'8C, ce l'ho praticamente quasi tutte. Ora, lo sapete che mi seguono un po', ho fatto tantissimi test drive su questo gioco, ma adesso facciamo Abarth Extreme, Abarth 500 Tuning, ve la faccio vedere. Molto molto tamarra. Molto molto tamarra. Come vedete, tamarrissima. Ora, via, indietro.
206 all'ora, velocità massima del kit stock, quindi come mamma Fiat l'ha fatta. Ok, ok. Se si vedesse qualcosa. Pronti? 3, 2, via! 90, 100, molto più veloce come potete vedere. Non si vede, 160, 170, 180, 190, 210 in terza. Abbiamo già superato il tachimetro. Attenzione, non si vede assolutamente un cazzo del contachilometri. Come si accendono le luci? No, cosa fai? No, 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 modalità foto un cazzo. Ho fatto una cazzata, vero? 280, 287, 290, signori. Attenzione, 296, 300, 302. Siamo ben oltre il tachimetro. Direi che può bastare. Bam, frena, 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 frena. Ok, signori, direi di farci una bellissima gara di missione storia sulle prove. Non è, non volevo fare la prova, volevo fare fazione PvP. Fazione PvP. Io direi di farla con, appunto, caccia al tesoro. No, cos'era? Già con la Extreme. Sfida della community. Meglio di 10 minuti. Questa potrebbe essere ideale. Gioca singolo. Vediamo subito come se la cava la nostra casa. Ho sbagliato. Ho fatto una cazzata mostruosa. Ho fatto una cazzata senza senso. Vabbè, ho sbagliato. Adesso cercherò di tornare indietro. Pensavo che fosse Extreme. Sono incoglionito. Anche perché sono abituato a usare sempre le macchine Extreme. Perché mi piacciono. Mazza, che cazzo di macchina è questa? No, no. Un F40? C'è pure una tipa, no, ferma, ferma, ferma. Cioè, follia. Annulla. Vuoi davvero annullare? Si voglio annullare. Io non l'ho mai presa l'F40. Bellina però, eh. Bella, faremo anche tesoro sull'F40. No, però non hai capito allora. Allora, torniamo indietro. 500 Abarth Tuning. Tuning Subaru. Ok, Abarth 500. Per rimanere in tema. Fazione PvP. Ce n'era una che era bellissima. Me la ricordo come fosse ieri. Bellissima. Esercitazione. Drift non mi interessa. Furbetto no. Via dallo Zen. Deve essere meglio di 10 minuti. No. Caccia al tesoro men che meno. Supersonica manco. Montagne russe nemmeno. Punto di non ritorno. Giro turistico no. Una manciata di polvere no. Roba da pro manco. Vertigini. Io mi ricordo che quella era Extreme. Forse quella divertente per il tuning era qua. In fuga dal paese da 10 a 60 minuti. La facciamo. Facciamo un video un pelino più lungo oggi, video clip. Poi facciamo anche il test drive dell'F40. Sì. Mi sa che facciamo anche il test drive dell'F40. Questo bisogna stare molto attenti anche perché bisogna non colpire mai altro e farcelo in un determinato tempo. Quindi è abbastanza carino. Con la nostra 5 Abarth, che ha una grandissima manovrabilità in questo caso, dove fa trassetto, turbine e altre cazzate. Pronti? Trazione posteriore, ma è 4x4 addirittura. Oh, finalmente siamo riusciti a raggiungere 60 frame al secondo. Ok, ok. C'ho 44 km da fare, senza morire. Piccolo lag. Perché hanno aggiunto un sacco di roba, bisogna fissarla ancora. Ok, benissimo. Benissimo. Attenzione, attenzione. Attenzione. Ho perso un po' la mano, però grande manovrabilità in questo gioco. Grandissima, devo dire, mi piace davvero davvero tanto. Attenzione, con calma. Frena. Benissimo, bravissimo. Così. Ah, ho perso tutta la vita del mondo. Via, via. Cannone, cannone, frena. Buona frenata. Bisogna andare neanche contro ai bidoni e quant'altro, perché sennò si muore. Buona manovrabilità, mi piace davvero tanto. Buon assetto, bei freni. In questo caso, come vedete, le prestazioni sono nettamente diverse rispetto a qualsiasi 500 Abarth elaborata nell'universo. Anche perché una roba del genere dovrebbe avere, penso, 500 cavalli, 500-600 cavalli, una roba del genere. Cosa che non si riesce ad oggi, una delle 500 Abarth più potenti che ci siano, abbia, a, non abbia, che cazzo di italiano è, a
ben 321 cavalli, che è quella intitolata Mefistofele, che è in vendita pregiunta. Io ho avuto l'onore di vederla girare in pista e devo dire che è un bel missilozzo, devo dire che è un bel missilozzo. Attenzione, devo girare di qua piano. Vedete, sto andando abbastanza lento, anche perché non ho più la mano da crewista. È un po' che non gioco, quindi non c'ho più la mano. Potremmo quasi quasi giocare. Non si vede un cazzo. Sul tuning si è buggato la luminosità del quadro strumenti. Ok. Bella curva cannone. Bam, 280. Vado su un'antica canzone. Vado, mi fa tornare indietro di anni. Uno dei più bei giochi mai fatti questi. Poi ve ne chiederò se ne volete un altro, Sarà veramente divertente sentire le risposte dei vostri commenti qua. Attenzione. Voilà, nigga nigga. Ma che bella. Attenzione, prendo a destra, supero a destra. Sta qua, devo frenare, se no mi impalo. Voilà. Avrei potuto farcela sinceramente, però non mi sono proprio fidato di me stesso. 37 km, 36, stiamo andando abbastanza bene come ritmo. Dovremmo metterci un 7-8 minuti secondo me. Attenzione. Destra. Buono. 300 di media. Benissimo, 320. Farò tutte le micro supercar elaborate, quindi 500 Abarth. Farò poi Mini Cooper, anche perché Mini Cooper mi piace davvero tanto guidare qua, essendo stata la mia prima auto su The Crew. Ce l'ho ancora, non potendola vendere. Mamma mia, un miracolo. Boom. E poi c'è il pezzo sterrato, che è il mio preferito. Bagnato, andando giù. Guardate l'acqua, che bella che è l'effetto dell'acqua. È bellissima. The Crew, devo dire che a livello grafico all'epoca, come adesso, è forse uno dei giochi di auto, forse il più bello di cui abbia mai giocato. The Crew, ma l'ho detto fin dall'inizio, Frenata termatomica. Bam. Bam, attenzione. Voilà. Bellissima curva questa, molto veloce. Supera a destra. Mi butto a sinistra, stringo. Così sul bagnato, senza paura, 500 Abarth, paura non ne ha. Mulino a vento, bellissimi anche gli ambienti. Va un po' a scattini. Voi probabilmente non vedrete mai il calo di frame, probabilmente, perché lo edito in modo che voi non lo vediate. Scrivetemi sotto i commenti se lo vedete, ovviamente. Frena, per l'amor di Dio. Bellissimo. Mezzo alle campagne, 30 km. 2 minuti che giochiamo, benissimo. Cioè, di avere 12 minuti che registro. Però c'è stato l'intro ed è stata abbastanza lunga. Voilà. Frena. Bellissimo questo gancio. Guida molto pulita. Guida molto molto pulita. Danni praticamente inesistenti su The Crew. Anche se, come vedete, qualcosina sono riuscito a implementare col nuovo aggiornamento che c'è stato adesso. Attenzione. Attenzione, mi sta pure squillando il telefono. Non posso rispondere. Non posso rispondere. Risponderò più tardi. Ok, boom. Voilà. Frena. Ah, un po' di danni l'ho dovuto fare. Voilà, pronto e operativo. Voilà. Bel saltino, bel assetto, tutto tornanti, Piccola driftata. Posteriore che se ne va, ma non molla. Computer che sta andando a 5.000 milioni di giri al secondo, le ventole. Che ovviamente ho pompato la grafica oltre ogni logica sensata. Mi stanno richiamando. Io, ragazzi, rispondo e via, no? Taglierò. Ciao. Beh, non stavo registrando. No, fa niente, pulsa, fa niente. Dimmi. Bene, sono qua, stavo registrando. Tu come stai? A scuola? Ah, e dove vai? Dove? Ah, già è vero che c'è le bancarelle. Sì, capito. Allora, ci vediamo stasera. Io amore, sono riuscito a scaricare i doni della morte, la parte 2. Penso di sì, non lo so. Vediamo.
Gli altri ci sta mettendo una vita a scaricarli. Gli altri film ci sta mettendo una vita a scaricarli. Ah, no, 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 zitto, no, non si dice. Va bene. Va bene, ok. Ci vediamo stasera allora, pulce. Va bene. Ciao Ciccia. Ciao. Signori, ci siamo, scusate, spero che mi sono ricordato di tagliare. E via. Si riparte, manca 25 km. Video abbastanza più lungo oggi come primo video. Ve lo meritate come? Ve lo meritate. Oh, madonna, cavolo di frame incredibile! Un frame, andava a un frame, all'ora. Ok. Appena. Lifting, ok. Voilà. Voilà. Un bel driftino. Ci vorrebbe una macchina un pochino più potente, soprattutto a posteriore, non nel 500 Abarth. Voilà. Bellissima da guidare. Poi a me la 500 Abarth piace molto perché ha una gran bella linea e se uno la tamarra può avere delle belle prestazioni, una bella macchina per la città, anche perché d'altronde un ragazzo della mia età di 20 anni la usa principalmente solo per la città, perché non, se fa un viaggio usa la macchina dei genitori o quant'altro, quindi poi adesso ho il Juke, quindi un po' di spazio ce l'ho, però consumi che un po' avendo 200 cavalli, benzina, 4x4, turbo. Faccio un po' fatica a dover andare in giro con quello, però mi diverte molto. Frena! Tutto bene, fatto niente. Bam, attenzione. Ma dove com'è ridotta, poverina? Frena. Scusatemi. Li ho falciati tutti sti merda. I danni forse non si rigenerano più, eh. Forse, non lo so perché nella fiancata sono spariti. Però forse il paraurti non si rigenera. O forse sì, non lo so sinceramente. Bellissima questa cosa delle fiammate e delle marmitte. Mi fa veramente godere. Ok, ripeto, spero di essermi ricordato di aver tagliato la telefonata perché se no non è tanto carino da vedere, ma che vada se non l'ho tagliata, ho tirato fuori tutto. Sì, va bene. Ma che vada, ricordate di andare avanti con il col video. Io spero più che altro di arrivare, anche se quello che interessava a noi non è tanto arrivare, anche se un po' di soldini me li voglio mettere da parte per quando c'è il DLC, così ci sono le nuove macchine anche. Voilà. Via. Ok, non mi ha contato il danno, me l'ha contato invece. Il ritardo anni luce, ma me l'ha contato. Chiudo il naso. Chiudo il naso. Ok. Bellissima anche questa vernice, eh. Bellissima, devo dire. Voilà. Ok, via. Ok, voilà. Butta giù le marce, fra. Butta giù. Ah, dolore immenso. Anche a 8.800 ore mi farebbero come, mi piacerebbe arrivare in questo caso, eh. 220 all'ora. Stiamo andando abbastanza forte frenata. Lunghi. Mi slitto in secondo se metto il nos. Lag senza un senso logico di esistere, va tutto bene, quel che finisce bene. Opla, opla, voilà. Opla, eccoci qui. Stando bene, fari anche belli tamarri come piace a noi. Voilà. Opla. Eccoci. Via. Puff. Voilà, stiamo andando abbastanza. Tutto il nostro specchio madonna si ricarica, non è un problema. Si ricarica anche abbastanza in fretta, quindi riusciamo ad avere un buon gioco di nos. Stiamo andando fortissimo. Qui ha nettamente una tenuta maggiore che sulla ghiaia, ma è abbastanza normale. Ok, via veloce, veloce, belli veloce, 14 km. Sta andando benissimo, più o meno. Abbiamo ancora abbastanza vita tale da poterci permettere di non sbagliare troppo. Però di potercela fare. Ah, poi però devo girare.
Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Prenda. Prendi i carbon ceramici praticamente. Qui che comincia a arrivare la città, comincia a avere un po' di lag, eh. Non mantiene mai i 60 frame fissi. Non ce la fa mai. Ok. Via 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 via. Ah! Ah! Errorissimo! Non devo prendere un palo, non devo prendere niente perché fanno un danno ai 180 all'ora che neanche ce lo ricordiamo. Io qua sto viaggiando ai 180 all'ora, ma vi rendete conto? Ce la faccio? Madonna, incredibile! Questa è stata una gran giocata, eh! Ci fa risparmiare Rocca tutto che tempo anche un po' di brivido. Anche perché se mi schiantavo contro il camion ero morto. Ma mi butto fuori. Così, bene, 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 bene. Via, via, butta giù la marcia, 200 all'ora fissi. Opla. Opla. Eccoci qui. Giro. Vado, freno. Opla. Così, così, senza paura, eh. Senza paura, vado. Vado 7 km, dobbiamo resistere 7 km con quel poco di vita che abbiamo. Questo è il pezzo più trafficato, è più duro, più difficile. Viva Dio che non abbiamo un tempo per farli quei chilometri, se no saremo tutti spacciati. Fermo! Non c'è stato danno. Zitti tutti che c'è stato un micro bug. E siamo riusciti a salvare il culo. Piano. Slalom. Slalom. Piano. All'esterno, via 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 via. Cioè io sono ai 170 all'ora, cioè gli altri a quanto fanno? I 150? Opla. Voilà, voilà, voilà. 4 km. Ce la possiamo fare. Allora speriamo che nessuno si butti perché qua il traffico è molto... Come posso dire? Non so come... Mi viene fuori il termine, scusatemi, sono dislessico, non ce la faccio. Imprevedibile, eccolo qua, molto imprevedibile, non mettono frecce, perché ovviamente qua non mettono le frecce, io manco le ho sulla 500 qui. Dove sono le luci di sta merda? C'è... Oh, cazzo, era sparita completamente la visuale. Guarda che luce! Incredibile. Come si accendono i fari in sta macchina? Voilà. Frena. Devo girare. Un chilometro, signore. Un chilometro agli 8.000 dollari. 8.800. Un miracolo. È stato un miracolo. Ci siamo. Il primo che prendi del crew forse ce l'abbiamo fatta. Vai, 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 vai. Cioè, per poco non mi schianto contro quel taxi. Ok ragazzi, è il primo appuntamento di The Crew, posso finire qui, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, lo tutti da... Ciao!